Buonasera signori e signore, ovviamente. Siamo tornati finalmente. L'attesa è finita, sia per Avatar, perché domani, ragazzi, è il grande giorno. Fatemi sapere se siete pronti, ma è finita anche un'altra attesa, personalmente almeno, e cioè quella per il ritorno di Shrek al cinema. Con il gatto con gli stivali 2, l'ultimo desiderio che finalmente abbiamo visto. Lo so che posso sembrare vestito da persona con l'influenza, ma ragazzi, mi sono ripreso, non sarei qui a parlarne ovviamente. E sono ovviamente con la collega che ho fin dalla prima puntata, e che è sempre un onore avere, cioè Giulia di Cine Therapy. Buonasera, Giulia. Ciao, ciao Lore, ciao anche a chi ci seguirà. E sì, è una grandissima emozione rivedere Shrek al cinema. Io personalmente non ho visto neanche un film di Shrek al cinema, nonostante è una mia grande mancanza, nonostante lo segui, cioè nonostante io lo segua da quando sono piccola. E quindi vedere al cinema certe immagini, in questo caso Il gatto con gli stivali 2, è stato una grandissima emozione, una cosa bellissima. Non vedo l'ora di parlarne, ovviamente. È stata una grandissima emozione anche per me, che non mi aspettavo proprio di riprovare le stesse emozioni, quindi vi sto già spoilerando una cosettina, perché davvero non me lo sarei mai aspettato un film del genere, perché davvero, io ve lo dico, ragazzi. E sì, siamo tornati con Shrek. Tra l'altro, questo seguito è uscito dopo un bel po' di anni. L'ultimo capitolo, cioè Il gatto con gli stivali, era il 2011. Mi sento vecchissimo, ero alle elementari quando lo andai a Madonna, vedere. Madonna, mi sento vecchissimo. Madonna, E che sì. mannaggia. E tra l'altro vi faccio vedere una cosa che ovviamente non potevo non prendere dalla visione in sala. Torno subito, tanto è una cosa velocissima, arrivo. Mi sa che ho capito. Oh no! Wow! Madonna! Io pensavo fosse il poster. Ovviamente. E ovviamente Io lui non poteva non sceglierlo. pensavo fosse il poster, perché Ma magari. nel mio cinema davano i poster. Io Che invece di no. bello! No, questo è molto più bello, mamma mia! Fantastico, Sì. fantastico. Shit. Esatto. Perché i personaggi che sceglievano erano Gatto e Kitty, ma io ovviamente essendo un grandissimo fan di Gatto, fin da Shrek 2 ho scelto lui per moda, altrimenti Kitty tranquillamente potevo prendermela. Veramente, sì, esatto, Bellissimo. bellissimo. No, tra l'altro mi fa anche piacere che tu l'abbia visto come prima esperienza al cinema, quindi... Sì. Che inizio devo dire, Sì. e adesso davvero, davvero ne parliamo. Tra l'altro, saluto tutti i ragazzi in chat. Saluto il team di Super. Saluto Lady che dice: Vabbè, ti rifarei con il 5 per Shrek. Ma no, assolutamente, ragazzi. Sì, esatto. Lo chic era. Ah, tra l'altro, Lady c'ha. La scena finale del primo capitolo, il bacio tra Kitty e Gatto alla fine di Americano di Lady Gaga, perché il primo Ah, capitolo del sì. gatto finiva con questa scena qui, bellissima. Saluto Mauro, ciao, ciao. Voleva chiedere a Giulia se avesse visto il primo film di Guardiani della Galassia e il nuovo trailer, sì, appena uscito il nuovo trailer di Spider-Man Across the Spider-Man. Due trailer mastodontici, veramente. Anche Io il non li ho nuovo ancora trailer. visti. Vediteli. Io ci ho fatto un'intera puntata sul trailer
dei Guardiani della Galassia, preparati i fazzoletti, non siamo pronti per questo film, che sarà l'ultimo diretto da Gunn, tra l'altro. No, ma sai cosa? È che io solitamente non guardo i trailer perché almeno non mi aspetto nulla e vado al cinema e quello che trovo, trovo. Cioè, mi piace l'effetto del non sapere nulla, andare al cinema e vedere cosa mi aspetta. Anche per il gatto con gli stivali. Forse avevo visto il trailer che davano al The Space quando ci andavo, quindi prima ovviamente della data d'uscita facevano spesso il trailer, solo in quel caso i trailer li guardo, ma perché sono in sala e non posso sceglierlo io. Quindi solitamente li evito, cioè solitamente cerco di evitarli per avere l'effetto sorpresa. Quindi i trailer di Avatar te li sei beccati tutti in un solo attimo Sì, in al cinema sala. sì, al cinema sì. Però devo dire che mi servono questi trailer perché almeno so cosa andare a vedere al cinema prossimamente. Tipo, ci sono un sacco di film che adesso sto aspettando. E vediamo, vediamo. Vediamo se... Ah, guarda, Gatto e Kitty, mia primissima ship da adolescente. Lei ci può anche stare, sì, no, io Shrek e Fiona. Quindi, Sì. da appassionato come voi sempre, ma grazie Mauro. Tra Grazie. l'altro, bellissimo sempre vedere il suo avatar di Rocket nel primo Guardiani di Gunn. Fantastico. Grazie. No, no, ma non... No, 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 tranquillo, non ho resistito, mi sto spogliando. No, no, ma tranquillo. Tranquilla, scusa. Ah, saluto anche Francesco. Da oggi e martedì prossimo sarà una settimana molto complessa, ma non vedo l'ora di godermi. Ma sì, è sempre un piacere averti anche a te, Francesco. Davvero, mi sento letteralmente vecchio, ma veramente vecchio. Ovviamente, ragazzi, cominciamo. Questa sarà una retrospettiva diversa dalle altre, perché faremo ovviamente la parte non spoiler, quindi un'opinione generica, e poi faremo la parte spoiler dove parliamo proprio del film a go-go e ci sfoghiamo e vi avvisiamo, ovviamente. Ma per iniziare, ovviamente, diciamo in generale cosa ne abbiamo pensato di questo film. Quindi, ripeto, se non avete ancora visto il film, tranquilli, non vi roviniamo la sorpresa, vi avvisiamo noi. Quindi, ragazzi, più love che thunder, come sempre. Direi, siccome sono un micio maccio, faccio iniziare proprio Giulia. Ovvio. Grazie. Dici, vorrei anche chiederti quali erano in particolar modo le tue aspettative circa il capitolo, cioè tu lo stavi aspettando, non era un capitolo che ti aspettavi, e alla fine come ti è sembrato? Allora, chi mi segue su Instagram già saprà che è un film che mi è piaciuto tantissimo, ma non avevo assolutamente alcuna aspettativa perché il gatto con gli stivali 1 non me lo ricordavo per niente, non me lo ricordo per niente, forse perché l'avevo visto quando ero presa male, non lo so, però ricordo che è stato un film che mi sono lasciata andare facilmente, nel senso che non mi è rimasto come la saga di Shrek principale e ricordo di averlo visto con scarso interesse, ho detto sì, vabbè, l'ho visto, mi ricordavo qualcosina, infatti non sapevo se doverlo rivedere per prepararmi al 2 oppure no, però non è stato necessario ovviamente perché è proprio una storia a parte, riprendono dei personaggi e delle cose che erano successe nel primo, però erano le cose che mi ricordavo, quindi non mi sono rovinata nulla. E quindi è stata una completa sorpresa. Io in realtà non sapevo nemmeno se andarlo a vedere al cinema o se aspettare che, giuro, che non sapevo neanche se andarlo a vedere al cinema perché non mi ispirava, dicevo, non lo so, il primo non mi ha fatto impazzire, almeno io me lo ricordo così, magari lo guardo ora e mi piace da morire. Però continuavo a vedere recensioni di persone che andavano al cinema e rimanevano
estasiate, persone che piangevano e cose di questo tipo. Allora io giuro di aver pensato: oh bene, è un film che fa piangere, è perfetto per me. Ho preso i biglietti non appena potevo, perché adesso che lavoro è un po' difficile riuscire a incastrare anche i momenti per andare al cinema. Però avevo questo momento libero, ho detto andiamo, cioè ci sono proprio andata di getto e avevo la sala tutta mia, non c'era nessuno, perché sono andata la domenica mattina alle 11:40, non c'era nessuno, nessuno. Avevo la sala tutta mia, era anche una delle sale più grandi del multisala, quindi se... Ancora. È stata una goduria, è stato veramente il paradiso. E, è stato bellissimo. Inutile dire che non so quanto pianto, è stato meraviglioso. Io poi sono molto legata a certi messaggi, che, grazie cane che vuole partecipare alla Perrito, live, trattieniti. Rito, non è il momento. Lo detesto questo cane, comunque, no, non per rito, questo devi dirmi. Per rito è carinissimo. Comunque, ma ci arriveremo. Comunque, sono rimasta estasiata perché, allora, innanzitutto partiamo dall'aspetto visivo, senza fare spoiler, ovviamente. Partiamo dalla cosa che secondo me preoccupava un po' di persone, ossia l'animazione diversa. L'animazione non è come quella a cui siamo abituati e avevo già paura per quello, avevo paura che fosse troppo strano, invece l'ho trovato meraviglioso. Mi è piaciuta tantissimo l'animazione e mi è proprio piaciuto come hanno reso il gatto, le scene d'azione, alcune cose che ricordavano quasi un po' un fumetto. C'erano delle scene che, con lo sfondo che cambiava, che sembrava tipo un fumetto, un manga o cose di questo tipo. Mi ha fatto Si morire. intravedevano nel trailer, quindi ovviamente non stiamo spoilerando niente, No, ci no, tenevo a infatti. precisare. Infatti no, perché in tanti erano preoccupati per l'animazione, io in primis, però non c'è da preoccuparsi perché a me è piaciuto tantissimo anche l'aspetto visivo. E, la storia, anche senza fare spoiler, mi è piaciuta tantissimo perché, ripeto, sono dei messaggi che a me piacciono molto, proprio la morale, quello che ti vuole dire il film, è una cosa che sento molto personale, molto mia. Io ho una visione della vita molto simile a quella di Perrito, per esempio. Quindi vederla in questo modo, rappresentata in questo modo, io ho pianto dalla metà del film fino alla fine. Quindi Benissimo. preparate i fazzolettini quando andrete a vederlo al cinema perché ti tocca veramente molto. E poi ci sono delle cose anche inaspettate, cioè la morale può sembrare quasi scontata. Buonasera, Mauro. E... Ciao Mauro! Oh, che bello! E, può sembrare scontata la morale, perché ogni volta che fanno questo tipo di storia tutti dicono: oh, ma è scontato, io invece lo trovo bellissimo. E anche certe scelte che poi magari tratteremo nella parte spoiler, io le ho trovate meravigliose per un prodotto di questo tipo. E non dico altro perché ho paura poi di fare spoiler, quindi per ora mi viene in mente questo. Ci tratteniamo Sì. e stanno anche dando le prime opinioni anche in chat, sorprendentemente, perché io mi aspettavo andassero un po' più con calma. Invece, dai, vediamo. Andrea l'ha visto nell'anteprima del 4, io ve l'avevo detto. Volevo andare alle anteprime del 3 e del 4, ma purtroppo mi ero beccato un'infiammazione all'anca sinistra, un dolore terribile, e quindi sono stato costretto ad andare nei giorni d'uscita. Molto carino, soprattutto visivamente. Francesco dice che l'ha apprezzato, però l'ha deluso per le aspettative. Attenzione, Io effettivamente non avevo aspettative, anzi non volevo neanche andarlo a vedere e quindi sono stata praticamente travolta. dai.
Interessante, però io non l'ho ancora visto il secondo e non riesco a dare un giudizio. Beh, Mauro, assolutamente da vedere, te lo spoilerò già. Il primo di un nella sala dove ero io, eravamo io e una famiglia da due. Peccato, credevo ci fossero più persone. Ci sono andato di sera. Perché di sera non è che ce ne siano poi così tanti. Ecco, perché i bambini di solito Sì, sono più pomeriggio. adatti per una visione cinematografica pomeridiana. E anche io l'ho visto Sì. di pomeriggio. Da me era pieno di bambini. Che bello. Sì. Poi racconterai l'esperienza. Esatto. No, aspetta, sto mandando la connessione. Io posso dire che preferisco di più questo che il primo, però l'animazione me, dai, carino, ma volevo come il primo. Ci sta, eh. Ti Sì. immagini di Shrek 5 più o meno così, cioè che si piange a go-go da metà. Ma guarda, io Shrek 5 me lo aspetto già una fontana totale, io già me l'aspetto perché ve lo ripeto, Andrew Adamson già nel 2001 aveva detto che la storia di Shrek era prevista per 5 capitoli, quindi questo può essere davvero la definitiva conclusione. Immaginatevi Wow. se è così realmente, io, che fine faccio là dentro? Divento peggio della cascata del Niagara con le lacrime, no, davvero. È ottimo, si piange, perfetto. Visto che io e tu abbiamo gli stessi doti lacrimali, direi che è tutto ok. E di recente quanti film ci stanno devastando da un punto di vista dell'anima? Cioè Black Panther, Wakanda Forever, i No. teatri stivali 2, Thor Love and Thunder, Doctor Strange per la questione di Wanda, Gli Anelli del Potere, House of the Dragon, un botto di roba. No, Mauro, se lo guarderai, poi mi scrivi e mi fai sapere com'è andata, se ti sei preso. Io non avevo i fazzolettini al cinema, quindi ero un disastro. Avevo finito i fazzolettini ed ero tipo. Meglio, guarda. Però se devo dargli un voto, gli darei 7 più. Vabbè, Bene, bene. ci può stare. Nel senso, Shrek 5 è simile a questa animazione. Potrebbe essere interessante, ma adesso vi dico meglio questa cosa. Purtroppo siamo solo noi due ad averlo visto, quindi no, purtroppo siamo solo noi due. Vi dico la mia adesso, che ho già semi-spoilerato nel post che avevo fatto. Comunque, allora, voi sapete tutti che io stavo. Allora, devo dire che già l'inizio di quest'anno, saluto anche Giova, ciao Giova. Che purtroppo non l'ha visto, però Giova, sei arrivato giusto in tempo nella parte non spoiler dove diamo le opinioni generiche. Ma allora, già all'inizio gennaio è stato un anno un po' duro per chi è fan di Shrek, perché purtroppo ci ha lasciato il buon Renato Cecchetto. Mamma Mamma mia. mia, ragazzi, che male al cuore! Già da lì si stava iniziando già a dire. Con uno Shrek 5, adesso come faremo? E sono andato a leggere le cose e da lì ho scoperto che stavano davvero per finire Un gatto con gli stivali 2, prima ancora di finire Shrek 5, perché loro già lo stavano pensando, quindi assolutamente. Ebbene, sono usciti i primi trailer. Io mi ricordo che quando ancora facevo anche video sul cinema in generale, perché adesso il mio canale è principalmente sull'universo cinematografico Marvel. Parleremo ovviamente anche di altre saghe senza problemi, però principalmente sono sull'universo Marvel. Feci la reaction e a me davvero i trailer non hanno convinto al 100%. Perché sì, la storia era anche carina, cioè il fatto che adesso Gatto debba fare i conti con se stesso per il fatto che gli manca una vita, cosa fare dell'ultima vita. Quindi la storia era anche carina e poi mi faceva un sacco piacere rivedere questi personaggi dopo tanto tempo. Però l'animazione non mi era piaciuta per niente, cioè mi sembrava troppo fumettosa, troppo fuori luogo per un film di una saga che è stata innovativa proprio per quel tipo di animazione che conosciamo. E quindi avevo veramente una paura terribile che rovinassero nuovamente le loro creazioni. Tutto ciò però è iniziato a svanire con il secondo e il terzo trailer, con l'animazione che
iniziava davvero a convincermi di più. E ovviamente, comunque ero in hype, io ovviamente ero in hype anche con le mie preoccupazioni. E entro in sala piena, quasi piena. Sono andato di pomeriggio nello spettacolo delle 17 e mezza. C'erano diverse famiglie e inizia il film. Ed ero più che tranquillo, soprattutto per quella che è stata la primissima scena. Dico soltanto questo. E il film davvero non me lo aspettavo così bello, perché io, ragazzi, mi aspettavo, ovviamente, io ero positivo, nonostante i dubbi, ero positivo, perché io mi aspettavo in positivo un film buono, un film godibile, come già lo era stato il primo nel 2011, che vi ricordo, mi era piaciuto molto di più del quarto capitolo di Shrek, che odio come la morte. Però ragazzi, No. ma non mi aspettavo una bellezza divina come questo. Cioè, ma io veramente mentre lo vedevo dicevo, ma siamo finalmente tornati ai tempi d'oro di Shrek. Perché io vi ricordo che questa saga l'ho seguita al cinema dal 2004, da Shrek 2, quando ero nato praticamente, perché io avevo 2 anni nel 2004, mamma mia, mi sento vecchissimo. E ragazzi, cioè, veramente è stata un'emozione unica. L'animazione, io ve lo dico, è stata la mia più grande preoccupazione. E ragazzi, lasciatevelo dire, oltre al fatto che è innovativa, perché non è mai stata usata per un lungometraggio DreamWorks, è una delle cose migliori del film, perché si amalgama perfettamente con tutto quello che vediamo, davvero anche a livello artistico. E poi la storia, sì, è molto interessante già come lo era nei trailer, ma viene anche migliorata da una profondità che ha caratterizzato anche i capitoli di Shrek. Io non me l'aspettavo, perché io mi aspettavo, ripeto, un film simpatico, godibile, ma io vi giuro che in più scene, soprattutto nel finale, l'occhio lucido è venuto. Sì, è successo Solo già. l'occhio lucido, io avevo il moccolo al naso. Mi è successo Solo così. l'occhio Sì, lucido. Complimenti. tre volte minimo 3 volte. Volte. Pazzesco, pazzesco. E io ve lo dico, questo mi è piaciuto molto di più del precedente Gatto con gli stivali, diretto da Chris Miller, che ripeto, a me piace tantissimo, pur essendo comunque molto leggero, perché comunque era quello l'obiettivo. Ma questo lo supera di 3.000 volte, ragazzi, ma di 3.000 volte, non c'è neanche paragone. Questo ti Perché rimane, i questo ti personaggi, rimane. cioè Gatto, anche se noi lo conosciamo a memoria, lo si ama a prescindere. Kitty Zampe di Velluto la rivediamo, ancora più cattiva ed è bellissima da seguire lo stesso. Nuovi personaggi, adesso li analizziamo. Sono simpaticissimi, anche i cattivi, ragazzi, i cattivi, non vedevo dei cattivi così affascinanti dalla fata madrina, e non sto, e ho detto già tutto, ho detto già tutto, non sto scherzando, e ve lo dico, butto già la bomba, questo è il film d'animazione più bello che abbia visto quest'anno, quindi per me è assolutamente una grandissima soddisfazione, una grandissima sorpresa, e sono davvero felicissimo. Magari se dobbiamo trovare i difetti, te lo dico già da adesso, magari la parte centrale magari si rallenta un pochino rispetto al resto del film, però è una cosa di secondo piano, posso anche fregarvene. I bambini erano concentratissimi con tutto quello che stavano vedendo. C'erano tutti, bene, tutti i bambini erano: mamma, dov'è Zampe di Velluto? Cioè, per farti capire, No, ragazzi. carino. Quindi, per me è assolutamente un film promossissimo sotto quasi tutti i punti di vista. Anzi, no, tutti i punti di vista, senza discussione, senza discussione. Mi è caduta una cosa. Che poi Quindi Lore, mi sono dimenticata di dire una cosa. sì. Ne avevamo già parlato in privato, ma la intro, Adesso ne parliamo. la nuova intro della DreamWorks. È bellissima, Mamma bellissima. mia, stavo per piangere. Esatto.
A un certo punto c'è stato un momento della intro dove veramente tra un sorriso, una tranquillità, un senso di evasione dalla realtà, dico soltanto questo, chi ha visto la intro sa a cosa mi sto riferendo. Diciamo, Mauro sta dicendo, se riesco vado a averlo per Natale, prima non posso, mannaggia. Avatar ha la priorità, però, però Mauro ti conviene, però dopo Avatar andare direttamente a vedere anche il gatto, anche perché non so se lo terranno per molto, visto l'enorme impatto di Avatar. Io ho Sì, guarda il prima questo possibile. terrore, sì, guardatelo subito. Certamente quello vero, ti farò sapere la mia opinione a Lorenzo, grandissimo Renato Cecchetto, mamma mia, sì, Mamma mia. aiuto. Renato Cecchetto, invidio tutti coloro che l'hanno avuto come maestro di doppiaggio. Tipo, faccio un nome che tanto lo cito adesso in live: Giulian Pagano, che studia doppiaggio, lui l'ha avuto come insegnante. Renato Cecchetto, Non lo Madonna, ma conosco. io invidio troppo, ma io invidio troppo chi l'ha avuto come insegnante. Però appena lo vedo, faccio sapere certamente. Un saluto a Julian Pagano, se mai vedrà questa diretta, non lo so, ma non piace a Kitty con gli occhiali. Eh sì, anche a me Doppione. proprio Kitty non era piaciuta per niente. Invece nel film è lei, ma la intro ne vogliamo parlare, Esatto. una cosa assurda. A me non piaceva molto Kitty con gli occhialoni e quel viso deformato. Sì, l'avevo criticato anch'io. Nel film invece è meglio. No, ragazzi, no, ha ragione Mauro. Quale Shrek 4? Hanno fatto davvero uno Shrek 4? Io non l'ho proprio sopportato. Già all'epoca, quando lo andai a vedere, mi fece guarda, lasciamo Beh, no, ok, perdere. non è ai livelli dei primi tre, però a me non era dispiaciuto. Guarda, Shrek che dopo tutta la maturità da padre che ha fatto nel precedente, rifiuta sua moglie dopo tutta l'evoluzione del secondo e vuole tornare ad essere la persona discriminata. Ma per piacere, Ok, da questo ovviamente punto non è di riferito a vista. te, ma è contro il film questa cosa, non è riferito, però cioè, per piacere, DreamWorks, ma Sì, ok, perché? Perché? da questo punto di vista può essere Proprio. che è o comunque un passo indietro del protagonista. Non riuscirò mai a farmelo piacere, davvero No, vabbè, sono non devi fartelo piacere. No, stesico. non devi fartelo piacere. Alla fine i gusti sono gusti, tranquillo. Ti giuro, abbiamo fatto la retrospettiva dove c'erano Manuel e Cine, c'erano loro. Li ho torturati praticamente con questa cosa che dicevano: ma basta parlare con questo inizio di film, ma che praticamente l'inizio del film. Sempre mi è piaciuta l'animazione DreamWorks, anche se non arriva ai livelli della Pig. Vabbè, ma sono due animazioni comunque con Beh, due no, intenti diversi, però comunque ti rimane agli ottimi livelli. La DreamWorks ha fatto ottimi prodotti, come anche la trilogia di Dragon Trainer, Ma la esatto. DreamWorks secondo me è sottovalutata perché fa certi prodotti d'animazione spettacolari. Cioè, è un peccato che Sì, non lo conoscano così tanti. alcuni sì. Raga, domanda, se potete, certo, tanto non è uno spoiler. Il film quando si ambienta rispetto ai capitoli di Shrek da un punto di vista cronologico, questo è ambientato dopo gli eventi di Shrek e vissero felici e contenti. Quindi è proprio sequel del sequel del sequel del sequel. Quindi, Vorrei dire delle dopo. cose, ma non posso. Sì, quindi vediamo gatto dopo la festa dei figli di Shrek, per intenderci, non dico nient'altro per non rovinare la sorpresa a nessuno. Il gatto con gli stivali è come D'Artagnan. Lui è un po' Zorro, anche di stile. Io scappo, spero di vedere il film presto perché mi intriga anche come ne parlate. Buona live. E ragazzi, non lo so, in generale, non so, Giuri, c'è qualcos'altro che possiamo dire restando sul vago? Secondo te? Io stavo pensando al doppiaggio, un Il commento sul doppiaggio, è vero? doppiaggio.
anche quello però non so se è uno spoiler oppure no, perché c'è Riccioli d'Oro che ha il doppiaggio un po' più particolare. Secondo te è Quello uno un spoiler? pochino. Non No, lo so. no, il doppiaggio non è una cosa così toccante, perché tu hai Sì. criticato, per esempio, il doppiaggio dell'amica di Buzz in Lightyear. Ho visto il film, non è cambiato niente, quindi non è uno spoiler, per Sì. dire. No, allora, il doppiaggio del gatto è sempre fantastico. È Antonio Banderas, se non sbaglio, che lo doppia Sì. e lo doppia in tutte le lingue. In Lui tutte dal le terzo, lui da Shrek terzo in poi doppia il personaggio in lingua originale, in spagnolo e in italiano, quindi con la tripletta. Pazzesco, è una cosa pazzesca, cioè complimenti ad Antonio, perché è la cosa... Antonio, idolo di vita. Complimenti, cioè lo dico da doppiatrice, complimenti, perché è una Michael cosa Jonas. Ah, no. difficilissima. Infatti, no, non si può dire, o forse sì, non lo so. Comunque, pazzesco, bravissimo. Lui per il gatto è ovviamente azzeccatissimo, perché Lui è con il gatto questo... anche nella vita È il vera, gatto, guardiamoci esatto, seriamente. spagnoleggiante, molto affascinante, ci sta benissimo. Non te dimenticherò mai, mare la vita. Esatto, questo accento caliente, spagnoleggiante, fantastico. Seducente poi, No, seducente è anche se proprio sono il... etero. Esatto, ti innamori di un gatto, cioè riesci a farti affascinare da un gatto disegnato. Ma lui anche già Comunque... nella comparsa, ripeto, anche già solo in Shrek 2, anche quando compare assassino, cioè mi viene a dire, ma quanto è figo! Sì, Quindi. esatto, bellissimo. E il resto del doppiaggio anche secondo me è stato fatto molto bene. Quello che mi ha destabilizzata un po' è stato il doppiaggio di Riccioli d'Oro e degli Orsi, perché hanno voluto dare a questi personaggi un accento del sud, palesemente di persone che non erano del sud. Si sentiva tantissimo. Sembro tipo io quando cerco di parlare il catanese, ma parlo in dizione e quindi mi esce tipo un catanese pulito che si sente che non sono catanese. E quindi non lo so, in più non riesco a capire bene quale dialetto abbiano dato a Riccioli d'Oro, perché sembrava a volte napoletano, a volte siciliano, e di punto in bianco una battuta mi è sembrata sarda. Lore, cioè, non capivo, ero tipo... Forse l'ho notata anche io un po' il rifacimento io al sardo, l'ho notato anch'io. Tipo una battuta, avevano delle cadenze strane, non capivo bene quale fosse il dialetto che volevano Per me dare. non è una novità, cioè per farti capire, perché non è uno spoiler, si vede anche nel trailer, Riccioli d'Oro come gatto e Kitty viene mostrata come una fuorilegge, e quindi i fuorilegge quindi sono praticamente dei gangster, e quindi gli hanno dato un po', hanno fatto anche qui una citazione al cinema, rifacendosi con il doppiaggio a film come Il Padrino e C'era una volta in America. E questa cosa io l'ho molto apprezzata invece. Hanno mi fatto un mischione, ma a me questi dettagli piacciono. Cioè, come cattivi che rifanno Don Vito Corleone, Noodles, tutti quei personaggi lì, Scorsese, Sì, sì, secondo sì. me ci può anche stare. E poi non è offensivo da un punto di vista di significato, anche perché comunque i cattivi sono buoni, e questo è anche il bello che Shrek ci voleva far intendere, che ci fa intendere tutt'oggi. Quindi nessuna discriminazione, a parte che non c'entra niente, però per intenderci. Sì. Non si sa mai. Però allora... no, a proposito di riferimenti cinematografici, ce n'è uno che è palese, 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 però non dico nulla perché questo potrebbe essere uno spoiler. Sì, ma tra l'altro l'abbiamo detto, si rifà molto, cioè diciamo, si vede proprio che comunque questo film è figlio dei primi due capitoli di Shrek, in termini sia di tematiche, di trattamento, di personaggi e soprattutto proprio anche di contenuto, perché l'hai proprio detto, perché Sì. anche il primo gatto con gli stivali era citazionista, ma qui ce ne sono il doppio.
Sì. E non dico quali sono, perché Ce n'è ci sono uno. delle chicche Ce n'è uno che che io. continua per tutto il film, quindi. Quindi potete capirci benissimo. Ma nel 5 di cosa parleranno? Ma dobbiamo vederlo. Hanno raccontato tutto in Shrek, l'orco, l'innamorato, problemi con i suoceri, il padre, cambio vita, non doveva esistere. Cosa manca? Bisogna vedere. Staremo a vedere. Ah, ok, quindi l'ultima cosa in ordine cronologico, interessante. Beh, sì, è proprio l'ultimo, ultimissimo. Quindi perché anche un po' il ritorno al cinema e quindi hanno simboleggiato anche un po' questo con questa scelta. E con questo vi saluto, stipendissimi. Ciao Mauro, ma grazie a te per Ciao. essere passato. Buon proseguimento in lives. La voce di Kitty è quella del primo. Se io non ho notato una differenza tra quella di Kitty, onestamente. Cioè, a me è piaciuta tantissimo anche quella di Kitty, ma il primo in originale era doppiato dal grande. Sì, la voce italiana del primo era sempre Banderas, come anche in Shrek. Sì. L'unico capitolo che non viene doppiato in italiano da Banderas è Shrek 2, perché lì a doppiarlo in italiano è Massimo Rossi, l'unico. Sì, è l'unico film dove non lo doppia Banderas in italiano. Poi se Banderas in italiano lo vedrò nei Greci, ma mi pare ovvio. Nel 2 era Massimo Rossi, doppiatore di Andressi di Lady Oscar. Sì, mamma mia, che ricordi. Casomai ti insegno io il siciliano, per me parlavano napoletano, il catanese, non siciliano. No, perché io ho i genitori che sono catanesi, quindi li sento parlare il catanese, ma io non riesco con la mia impostazione da doppiatrice, quindi dizione, nessuna inflessione, eccetera. È difficile per me prendere un dialetto o una cadenza. Quindi quando provo a parlarlo sono molto pulita. Ma forse per noi è più facile tipo l'accento romano, perché se ci fai caso, la maggior parte dei capitoli di Shrek, a cui comunque i doppiatori si rifanno per gli insegnamenti, se non vado errato, sono quasi tutti doppiatori italiani, perché Renato Cerchetto, se non. Allora, Renato Cerchetto era di Ardea, se non sbaglio, però comunque aveva un bell'accento anche lui imitabile. Poi c'era Selvaggia Quattrini, Fiona, che è di Roma, Nanni Baldini, Ciociuchino, non lo so, però mi sa che anche lui è romano, non vorrei dire una fesseria. Ma i grandi doppiatori sono tutti di Roma. E per esempio Stefano De Sando, che è la voce di De Niro, è romano ed è facilmente imitabile lui, quindi per noi ci Sì, viene più sì. facile quello. Sì. Però sì, ecco, però devo andare in contraddizione con me stesso, la voce di Renato è troppo difficile, tipo, naturalmente, no, è troppo difficile, cioè troppe movenze vocali. Che mi mettono in difficoltà. Cioè, io l'unico che so fare è proprio il gatto. Emblora pietà dal Rode. Basta, cioè, la smetto perché se no le finiamo Ciuchino, domani. Ciuchino, mi presti la tua lingua? Cosa? Ah no, fagli che con noi è bello, te lo puoi scordare. E quello è Nanni Baldini, geniale. Massimo Rossi, comunque anche lui è un grandissimo doppiatore. Però io ripeto, il mio doppiatore preferito resta il buon Angelo Maggi, Tony Stark, e doppiatrice preferita Domitilla D'Amico, cioè la nostra doppiatrice di Scarlett Johansson e di Margot Robbie, tutta la vita amore assoluto per Domitilla. E poi comunque non viene, tra l'altro, ultima cosa sul doppiaggio, tra l'altro, visto che me l'hai detto, visto di sottovalutato, anche Selvaggia Quattrini,
se ci fai caso, non viene tanto citata tra i grandi doppiatori, ma secondo me invece è bravissima. A parte Fiona, lei ha anche doppiato, se non sbaglio, Nana di Ozaki. Ha dato la voce anche a Victoria End nelle serie della Marvel. Beh, è brava anche lei, cioè, Sì. almeno lei te la ricordi, e questo è il punto. Se non Sì. capisco perché non rimanga così tanto nel. Lei ha una voce simile ad una doppiatrice che io loro due le confondo tantissimo. Francesca Fiorentini. Aspetta, Francesca Fiorentini, che io ogni volta dico o è questa o è l'altra. O è lei o è Selvaggia Quattrini, perché hanno una voce molto simile. Ok, è la doppiatrice, però secondo me qua bisogna poi sentirla. È la doppiatrice di, non riuscirò mai a dirlo, il nome della doppiatrice Pepper di Iron Man. Ah, beh, Gwyneth Paltrow. Sì, non riesco Gwyneth mai a dirlo, il suo Paltrow. nome non riuscirò mai a dirlo. No, no. No, se lei ha più un accento un pochino più stretto rispetto a quello di Selvaggia, che invece è un pochino più dolce, aperto, Però un ecco, è po' più. anche la voce di Jane di Tarzan, voce di Valka di Dragon Trainer 2, Sì, è vero. Vittoria della Sposa Cadavere. No, però è proprio una sfumatura. Io a volte la sento e dico, ma è la voce di Fiona? E dico, no, aspetta, ma è proprio una cosa minima, così ad orecchio mi sembrano simili, non uguali ovviamente, ma molto simili. Ma proprio anche visto che le hai citate, mi chiedo come mai non vengano poi così tanto. Cioè, ti rimangono impresse. Io non capisco come facciano molti a non prenderle troppo in considerazione per gli insegnamenti, dico semplicemente quello, perché secondo me possono benissimo fare anche da insegnanti loro. Ma chi lo sa, Cioè. magari perché a Roma ci sono tantissime scuole, magari loro fanno, oppure gliel'hanno proposto e hanno detto di no, non lo so. Perché ad esempio anche Domitilla, secondo me, potrebbe insegnare con tutti gli anni di doppiaggio che ha, eppure non insegna. Magari fa da ospite in delle scuole, questo lo so perché è stata anche ospite in una scuola di doppiaggio in cui sono andata io e non l'ho incontrata però, ma era solo lì per ascoltare gli studenti, non era lì per dare giudizi, era proprio lì ad assistere alla lezione. Bellissimo, però così. E solo questo. E quindi... E lei ce li ha gli anni di doppiaggio alle spalle per poter insegnare, potrebbe farlo. Renato Cecchetto, per esempio, invece era anche insegnante, tra l'altro. Francesco Sì. Vairano, che è la voce di Tremutino nel quarto, è insegnante anche. Sì. A Roma ci sono tanti insegnanti, bisognerebbe informarsi. Guarda, mi stai facendo pensare di fare magari il doppiatore dopo la laurea triennale, perché io comunque faccio anche storia del cinema in lettere curriculum storico, Sì. quindi faccio anche storia delle arti, quindi perché no? Qualche scuola si potrebbe fare e magari incontrare queste voci. Esatto, no, Mamma mia, tanta che roba. E poi devo dirlo, però a me è piaciuto anche tanto il doppiatore di Perro, di Perrito. Ah, oh, che carino! Ma lui è proprio un Veramente. personaggio dolcino, quindi ci sta proprio tanto per... Cioè, il doppiatore ci stava. Sì, è Anche stato Christian bravo. Yansante, che è la voce di Rocket, Bradley Cooper nei Guardiani della Galassia, e poi Domitilla d'Amico. Domitilla è formidabile. Christian Yansante vi consiglio di non averlo come insegnante. Però non aggiungo altro perché non voglio, non dico altro. Oddio. Meglio, non Davvero. Raga, non lo so, se volete adesso però passiamo alla parte con gli spoiler. Quindi ragazzi, adesso io vi avverto,
Se voi non avete visto il film, non proseguite con la nostra visione perché vi rovinate la sorpresa. Quindi 3, 2, 1, via. Spoiler! 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 Scappate! Scappate Via, subito! via! Andate al cinema e poi recuperate questa parte di Correte qui veloce, live. esatto, e poi correte. Ragazzi, allora, adesso possiamo passare finalmente a parlare nei dettagli. Ripeto, scappate, ragazzi, se non avete visto il film, andatelo a vedere e poi tornate. Allora, la intro. Ragazzi, allora, io vi ho avvisati, eh? La intro, ma vogliamo parlare di quanto sia stata creativa? Praticamente il bambino della intro viaggia e si vedono i personaggi più famosi della DreamWorks, perché si vedono prima gli ultimi troppo cattivi, poi si vede Po di Kung Fu Panda, che non mi aspettavo che facesse il gesto da maestro, e poi alla fine, quello che davvero mi ha fatto morire, ragazzi, con la vecchia animazione, con l'animazione 3D, quella che noi conosciamo della DreamWorks, si vedono Shrek, Fiona e Ciuchino sulla collina illuminata e dopo di esso DreamWorks. Che Ragazzi, salutano pure se non sbaglio, sì, salutano. Che praticamente sono bello. Shrek e Fiona che sono sulla collina e poi, come nel secondo, quando viene annunciato il ballo di gala, Ciuchino si scontra e apre diciamo, uno spazio dove si mette e salutano il tipo. Ma Loro arrivo ragazzi, subito, eh. Ci sono, continua pure a parlare, ci sono. sì, certo. No, ma ragazzi, quando li ho visti, io sono davvero scoppiato perché rivederli, soprattutto per di più sul grande schermo dopo tantissimo tempo. Ragazzi, è stata un'emozione indescrivibile. Per farvi capire, lo so che, ripeto, tanto è una questione spoiler, ripeto, ma è questo quello che abbiamo visto, questa immagine qui. Ma di cosa stiamo parlando? Madonna, mi viene da piangere. Ma di cosa stiamo parlando? Io, ripeto, quando li ho visti non ci potevo credere. Che bello, ragazzi, che bello, che belli che sono. Mamma mia, quanto mi sono mancati. Bellissimo, ragazzi, bellissima. Già questa intro mi ha fatto sparire tutte le preoccupazioni che avevo nei confronti dell'animazione, nei confronti del film, e io già ero all'interno della storia. Io non, davvero, non ci volevo credere. È stato fantastico. Probabilmente una delle intro più belle che abbia mai visto in un film della DreamWorks. Non so se Sì. anche a te ha dato la stessa sensazione rivederli Io tutti stavo per assieme. piangere, è stato bellissimo anche vedere gli altri film, tipo Sdentato che prende il volo, Sdentato, Kung Fu esatto. Panda, che bello, è C'era stato Po. bellissimo. Sì, è stato bellissimo. Ma Baby Boss c'era, io non l'ho mai visto Baby Boss, c'era anche lui nel seggiolino che si prendeva il caffè. C'era anche Trolls, se non Sì. sbaglio. Sì, c'erano un po' di E prodotti poi d'animazione. L'ultimo, all'ultimo, prima sì. del Che film, Shrek, Fiona e Ciuchino. bello. Ma Per ragazzi, questo ma dico, secondo me un universo cinematografico, quello della DreamWorks, cioè non un universo, una casa cinematografica veramente sottovalutata per quello che ha creato, perché ci sono veramente dei film d'animazione meravigliosi, spettacolari. Che se la contendono con la Disney e a volte sono anche più belli. guarda, io lancio una provocazione, ma per me la prima trilogia di Shrek si mangia a metà della Pixar e della DreamWorks. Opinione pericolosa, Sì, ma diciamo che la DreamWorks sa usare un po' di più.
rispetto alla Disney, che è molto più trattenuta. Forse qui però sono anche questioni proprio legate alla fama che ha questa casa cinematografica, perché comunque la Disney, essendo un'industria ed essendo molto molto importante, va a finire che deve stare attento e attenta a qualunque cosa per soddisfare più persone possibili. Però è un po' dall'altra parte, non soddisfa magari qualcuno che vorrebbe di più. Invece, dall'altra parte abbiamo Shrek che addirittura ci mette dei doppi sensi all'interno dei film che solo noi possiamo capire, Sono atroci. in modo tale da rendere. Io adoro questo tipo di comicità, cioè secondo me Shrek o comunque la DreamWorks usa una comicità nei suoi prodotti che mi fa morire dal ridere. Beh, perché quella comicità sottile, stupida ma intelligente, che sembra stupida ma in realtà intelligente, e quindi può far ridere un bambino, ma può far ridere anche il genitore, perché ci sono battute che può capire il bambino, ci sono battute che può capire il genitore. Esatto, È bellissimo. è bellissimo, ma poi anche le scene più crude, macabre e per adulte le apprezzano anche i bambini, ripeto, questo è il bello della DreamWorks, questo è il bello della DreamWorks e ve lo ridice uno che rimaneva ossessionato nel vedere scene tipo, che ne so. Lord Farquaad che voleva uccidere Shrek, ma io mi scassavo dalle risate anche perché poi Shrek li prendeva in giro dicendo: Non possiamo sistemare tutto con una bevuta? Quindi io mi ammazzavo, mi ammazzavo. Io diceva: No, loro con le asce, no, d'accordo. Allora si comincia, boom. John Cena si John inizia, Cena, fantastico, bellissimo. No, ma poi tutto, anche tantissime altre scene, poi nelle retrospettive ne abbiamo citate molte, ma proprio in generale anche molte tematiche sono apprezzabili sia dai bambini sia dagli adulti. Ad esempio, il gatto con gli stivali 2. Io ho pensato che fosse fin troppo per adulti perché alcune scene sono molto pesanti, crude, sono eh? Io crude, molto pesanti e anche molto angoscianti. si vede il sangue, ragazzi. Si vede sangue, beh, siamo nella parte spoiler, quindi lo posso dire. Sfoghiamoci. Possiamo dirlo, la citazione cinematografica al settimo sigillo Sì, è buonissimo. palese, è Ragazzi, ma il palese. lupo di questo film, vogliamo parlarne? Io non vedevo un cattivo così geniale dalla fata madrina, ragazzi, ma Man. un lupo cattivo che è palesemente una mutazione di quello di Cappuccetto Rosso, che è stato il mio trauma infantile. Vedere il mio trauma infantile riportato come villain, per di più con tanto realismo come me lo sognavo io la notte, ragazzi, è stato un colpo di genio. Io, ragazzi, io appena l'ho Sì. visto entrare in scena con quel becco lungo, silenzioso, ma io mi sono cagato addosso e mi sono ricordato subito i momenti in cui da piccolo me lo sognavo. Ma Madonna. ragazzi, ma e la tensione ti viene per tutto il film. Ragazzi, ma come ci vuole maestria per fare una cosa Ma simile? sì, io nel loro primo incontro, così come l'ultimo sopra la stella, io ho avuto l'ansia che il gatto morisse davvero. Perché ti fa credere che da un momento all'altro possa essere ucciso. Però dentro di me dicevo: no, dai, è un film d'animazione per bambini, non possono far morire definitivamente il gatto, perché muore all'inizio del film, però poi tirano fuori la storia del gatto che ha le 9 vite e gliene resta una. E poi inizia questo inseguimento di questo lupo che non lascia stare il gatto, che è palesemente la morte che lo insegue e che aspetta il passo falso per portarselo via. È angosciante anche solo da pensare a una cosa del Madonna, genere, cioè la sì. morte che ti sta alle spalle e lui che per la prima volta prova l'emozione della paura, cioè o l'attacco di panico, che gli era venuto l'attacco di panico nel bosco quando era stato inseguito di nuovo dal lupo. E
E poi c'era Perrito che l'ha calmato, scena bellissima oltretutto. Bellissima quella La, scena, sì, la mamma mia. scena dove si appoggia sulla sua pancia e lo calma. E lì si sente proprio il battito accelerato del gatto che sembra essere il tuo in quel momento, perché anche tu comunque hai una certa tensione, perché poi con questi occhi rossi, lui che spunta nel buio, che fischietta, mamma mia, è inquietante! Ma io me lo sogno la notte uno così. Io infatti la notte Inquietante! prima, io la notte dopo, prima di addormentarmi, io me lo stavo anche immaginando nel buio, io con la sua bocca lunga. Ma come cacchio l'ho fatto? Perché sbucava dal buio improvvisamente con questo cappottone e con gli occhi rossi, lui Il che fischiettava, cappottone è il tocco di classe che te lo rende ancora più assassino. si fischiettava con queste asce e poi il fatto che taglia veramente il gatto, che quindi si vede proprio la goccia di sangue che scende. Cioè, non lo so, complimenti! No, perché dentro di me avevo veramente pensato che il gatto sarebbe morto. Ma anche io, ma cioè, la DreamWorks può fare tutto quello che vuole, io ve lo ricordo, cioè può farti morire anche vi ricordo che in Dragon Trainer 2, quando nessuno se lo aspettava, ha fatto morire in un colpo secco Stoic, quindi Madonna. potevano far morirci il gatto anche in questo, tranquillamente. Sì. Sì, Aiuto, ragazzi, non avete idea dell'attenzione che mi ha messo. E finalmente un cattivo DreamWorks che finalmente fa paura. Ed è da un sacco che non ne vedevo uno così al cinema. è proprio anche nel primo scontro dove il gatto pensa di poter sfidare la morte. Io non so se hai visto il settimo sigillo, Lore. L'hai visto? Ok, perché mi ha ricordato tantissimo quella cosa, la morte che insegue la persona e aspetta il suo momento per portarsela via, e la persona non accetta la morte, addirittura si viene la sfida o gioca con lei cioè, Scacchi, a certo. scacchi, eccetera. E il gatto stava facendo esattamente questa cosa: aveva la morte alle spalle, ma lui diceva: io rido davanti alla morte. Poi si è reso conto che questa morte è veramente pericolosa e ha iniziato ad avere paura. E ha iniziato ad avere paura quando è veramente stato colpito, cioè appena veramente ha visto il sangue scendere, ha detto: oddio, quindi può veramente succedere, potrei veramente perdere la mia ultima vita, perché non aveva mai dato effettivamente importanza alle vite che aveva avuto prima. E angosciante, la prima battaglia, cioè il primo scontro dove la morte era palesemente più forte di lui e l'ha praticamente disarmato, l'ha praticamente disarmato nel giro di 2 secondi, il gatto Gli ha ha rimosso la veramente iniziato, spada, è gli ha rimosso vero. la spada. Oppure quando il gatto si nasconde in quella stanzetta buia e il E lupo poi lui la apre. riesce comunque ad aprire la porta e Ansia. wow, non è che Capo un ansia, certo rosso. Ansia. mamma mia, lui che non sa più dove Terribile. nascondersi, Tant'è che lui lo angosciante. scappa. Sì. Riesce a scappare, ma è angosciante perché poi lui comunque riesce a sentire l'odore, riesce a ritrovarlo. Oh, mamma mia! Mamma mia! È stato incredibile, proprio bella anche proprio questa la citazione, perché il film è proprio tanto citazionistico, ma Sì. tantissimo. E Shrek è bello proprio per le sue citazioni, ripeto. Cioè, Shrek già di per sé è una citazione, perché lui è praticamente il principe azzurro delle fiabe, che fa il cammino dell'eroe. Cioè, è Sì. praticamente quello. E stessa cosa il gatto, cioè, Sì, e gli hanno sì, sì. dato questo tocco, quindi già questo secondo me lo fa vincere nei confronti del precedente di Miller. E poi È molto altre più potente. citazioni, cos'era quell'altro? Aspetta, ce n'è un'altra che adesso non mi viene in mente. Davvero, questo è un film che è finito, ho detto, io lo voglio rivedere, cazzarola, non Anch'io. vedo l'ora di
vederlo. Vogliamo parlare del grillo parlante? Il grillo parlante, Era ragazzi, quello? sì, è quello di Pinocchio. Sì, mi ha fatto morire da ridere. Ci sarà un bel lavoro da fare qui Sarà col un bel cattivo. lavoro per fare la coscienza. E tu cosa servi? Io sono la tua voce interiore che ti giudica, ti dice se fai giusto o sbagliato. C'era Excalibur della spada nella roccia, c'era Io Fanny, praticamente lo studio di Jack Horner, quello era lo studio di Silente nella Camera dei Segreti, la borsa di Mary Poppins. esatto, era di Mary Poppins, come dissacrare le fiabe, ragazzi, come dissacrarle. Fantastico. No, quando ha preso la spada Excalibur e Esatto. poi era rimasto con la roccia attaccata. Non sono riuscita a toglierla, ma va bene lo Bello stesso. stesso. Con la roccia attaccata. Tipo, non riesci ad estrarla dalla roccia? Prenditi tutta la roccia. Poi le citazioni dei desideri sicuramente erano quelle dei desideri erano, aspetta, cos'era? Il mago Cenerentola? di Oz. Era il Ah. mago di Oz, loro che hanno che bisogna fare attenzione al campo di papaveri, che se tu ci passi e non fai attenzione tu ti addormenti definitivamente. Però che qui invece loro rischiano di essere mangiati. È un po' del tipo, nel grande potente Oz, l'esercito di Michel Yeoh ci riesce perché è astuta, non la magia, mentre invece le scimmialate della strega cattiva ci rimangono addormentati e perdono tutto l'esercito. È la stessa identica cosa, è veramente geniale. Geniale anche Mi ricordo quello. il grillo parlante che diceva, sai, inizio a rendermi conto che non hai molto rispetto per le vite altrui, nel mentre stava facendo fare il ponte umano da quelli attaccati e tu Vabbè. che ci passava sopra. Oddio, a me fa morire da ridere questo tipo di comicità. Non c'è niente Ma da fare. guarda. Quello che fa le citazioni, cioè quelli che citano altri film mi fanno morire da ridere. In più Idem. se lo fa in questo modo è Ripeto, in pazzesco. Shrek 2 hanno citato cos'era? La sirenetta? Sì, anche Cappuccetto Rosso che bussa Dove alla loro porta e poi si spaventa. scappa? Sì, La sirenetta. lasciando il cesto da picnic e loro, ok, E e si loro mangiano. fanno ok. Perché hanno fatto ok, andiamo. E poi cos'era? Prendono Ariel e l'ammazzano. Go. L'ammazzano. La lancia in pasto. Citazione allo squalo. Mangiamoci la sirenetta. Ciao. Fantastico, cioè come se le inventano certe cose. E poi anche qui ce n'era anche un'altra che mi ha devastato, mio Dio. Allora, già Jack, mettere Jack Horner come uno dei cattivi, ma ragazzi, allora, a parte che lui è anche un cattivo di una novella, di un brano, se non sbaglio, però comunque, già lui non vi ha ricordato un po' un misto di Maria Antonietta, un misto della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, come l'hanno fatto? Lui che vuole uccidere chi non gli obbedisce, lui che c'ha tutta la corte, c'ha tutti i servi, poi c'ha la faccia che ricorda tantissimo la sua. Non lo so, anche lì l'ho trovata. E comunque anche, dovrebbe essere fastidioso, ma io l'ho trovato simpaticissimo il Jack Horner, Little Jack Horner per intenderci. A me ha fatto morire da ridere proprio anche la sua storia. Cioè che Viene. l'unica cosa che faceva era assaggiare le crostate e poi c'era Pinocchio Era dall'altra parte. Pinocchio. Era Pinocchio. Che faceva? Sono un bambino! No, no. C'era Pinocchio. E lui, io sono un bambino vero da quando sono nato! Nessuno che si guardava il suo spettacolo. No, vabbè, anche lì. Tra l'altro, visto che lo stiamo citando, poi torniamo un attimo dopo sui cattivi. Ma gli Sì, avete, ma a parte Shrek, che si è anche visto in un flashback del gatto delle sì. Sì. vite, io quando l'ho visto ho fatto: Madonna! Sì. Ecco, quando.
Era una scena di Shrek 2 sicuramente, perché erano solo in tre e sicuramente andavano dalla fata madrina, credo, o magari stavano andando via dopo aver rubato la pozione e visero felici e contenti. C'era quando Gatto stava spiegando le vite che aveva perso al dottore, in una è morto perché non ha seguito il consiglio di Zenzi. Aspetta, non Quando mi ricordo. era Zenzi, ragazzi. Qual è che era? Aspetta, non me lo ricordo questo Era flashback. la settima, se non ricordo male. C'era Zenzi che gli diceva: Gatto, ma si stanno bollendo troppo! E lui fa: Ma no, ma non ti preoccupare che si brucia tutto in un colpo. Sì. Io sono un mago del forno, cosa che ce l'ho prima. No, quella fortissima, però Era non si dice Zenzi che gli proprio: Io diceva. sono un mago, io non ho paura del fuoco. No! E poi c'è stato il gigante di oggi. È Bellissimo, mamma, fortissimo. bellissimo. comunque, per il discorso cattivi, dicevamo, Riccioli d'oro e i tre orsi erano anche loro i cattivi. però altro che cattivi, cioè, mamma Erano mia. protagonisti, a dire il vero, che anche loro cercavano un senso alla loro famiglia. Quindi già lì hanno dissacrato la favola di Riccioli d'Oro, perché nella favola Riccioli d'Oro, quando si trova i tre orsi, lei scappa. Qui invece lei, in quest'altra versione, è rimasta. Sì, Già lì hanno fatto questo lavoro incredibile, ma poi dopo lei si lamenta perché desidera ritrovare sua madre umana. Ma alla fine capisce che lei è già in una famiglia che davvero gli vuole bene. ha una storia devastante, secondo me. Ho pianto anche per Riccioli d'Oro. Anche io, ma poi io ho pianto anche per cos'era tutta la storia di Gatto e Kitty, che Kitty non si fida di lui per quell'esempio di Columbus, e adesso ritrovano la fiducia e ritroviamo quell'amore palese che hanno i due. Sì, Lui non ha bisogno della vita, dell'ultima vita. Lui, una bella vita, sa bene come tenersela stretta. A me quella cosa mi ha distrutto. E non solo, ma ce ne sono anche altre che, ragazzi, però questa anche. io ho iniziato a piangere quando hanno visualizzato le mappe, perché la mappa era praticamente come si può dire? Mostrava ciò che la persona teneva dentro, cioè ciò che il personaggio mostra, magari le insicurezze del personaggio o qualche cosa del passato, insomma, tipo la valle dei rimpianti, la valle della tristezza, cose di questo tipo. Già lì ho provato un'ansia, per un'angoscia veramente devastante, perché comunque ti fa capire in che stato erano i personaggi in quel momento che avevano toccato la mappa e cosa li spingeva a fare quello che stavano facendo, perché tutti desideravano questa stella praticamente per... Scappa, scappa Ciao! Mauro, per non sentire gli Ciao ciao! spoiler. Buonanotte comunque, grazie. Dicevo, ognuno aveva le proprie insicurezze, le proprie paure, ed era secondo me una sfumatura in più per capire ulteriormente il personaggio. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata la mappa di Perrito, Quella è stata la migliore di che tutte. alla fine hanno scelto quella. Anche perché Gatto e Kitty, che sono tutti agitati, che a tutti i costi vogliono qualcosa, hanno le vie più pericolose tra lava, Sì. il fiume puzzolente, mentre invece quello di Perrito invece è fiori, Sì, piante, della fiducia. però anche quello, adesso mi verrà da piangere probabilmente, non lo so, No! no, anche quello è un bel messaggio, perché Perrito, che praticamente
Anche lui aveva una storia devastante dietro, ma la raccontava con la sua purezza. Cioè, quando ha raccontato la sua storia a Kitty, Kitty era tipo, cosa? E lui, mi hanno gettato perché non mi volevano, mi hanno chiuso in questo calzino, adesso ci ho fatto un maglione, tipo così. Cioè, lui col calzino con cui l'avevano gettato nel lago. Anche a me ha fatto malissimo quella. Io No, no. piangevo mentre lui raccontava la storia ridendo, perché era proprio così, era rimasto puro, Perché lui ha tipo un paura. bambino. Sì, cioè nonostante tutto non ha perso la fiducia nel prossimo. Questa è una cosa molto coraggiosa, secondo me, forse è stato il più coraggioso di tutti. E, bellissima la sua mappa perché faceva comprendere anche l'importanza di determinate cose, perché loro, cioè la maggior parte dei personaggi volevano arrivare subito alla stella con meno sforzi possibili, e invece Perrito era quello che calmava un po' le acque, diciamo, e diceva: sì, ok, volete arrivare a un obiettivo, ma godetevi anche il viaggio. Quindi state un po' più tranquilli, insomma, era la parte che compensava quella frustrazione degli altri personaggi del voler arrivare per forza a quel punto. E invece la cosa più semplice, che era quello di annusare i fiori, per esempio, era la via corretta per proseguire. Invece gli altri, no, ok, limozziamo, facciamo quello, andiamo, non lo so, bruciamo tutto. E in realtà bisognava semplicemente fermarsi un attimo e annusarli e godersi il momento Persi e l'attimo, esatto. godersi quella cosa bella. E secondo me Perrito è un personaggio bellissimo anche per questo. Io poi ho una visione della vita molto simile a quella di Perrito, personalmente. Quindi quando mi sono... Perrito è un genio, Sì, veramente. è stato Lui, veramente ecco, hai bello. visto che ne parliamo, ma scusami. Allora, poi non so se lui in queste immagini si vede, mi sa di no, purtroppo, però Perrito, ragazzi, ma Perrito, vogliamo Sì. parlare di che personaggio si tratta? Allora, lui già dall'inizio lo vediamo che si intrufola nella, in che cos'era? La casa di mamma gatta, sì, era mamma gatta o mamma orsa, non mi ricordo, comunque, Sì. e lui si veste da gatto, però lui fin da subito vede del buono nel gatto, mentre invece la maggior parte lo vedono come fuorilegge. E già lì simboleggiano bene la sostanza di Shrek, da quel punto di Sì. vista. Vero, vero. Che dire, lui è tranquillo, non si fa problemi di niente, lui si gode la vita perché è bella la vita. Ma uno che ha capito finalmente tutto, cioè lui è un genio e poi anche lui fa delle gag meravigliose. Lui che viene intrappolato da Riccioli d'Oro per cacciare il gatto per riprendersi la mappa e Kitty di nascosto lo prende e mette l'ananas con la sua forma, intrappolando i tre. Ma vogliamo parlare di quando Perrito inizia a sparare parolacce a raffica e nel film si sente bip 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 bip, e lui va va va, figlio di bip bip bip, fantastico, sei un pezzo di Fin troppo bip. Ti ricordi? Che diceva, oh, è così, cosa sei gli un figlio diceva? di pic Sei proprio un pezzo di bip, 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 era tutto un bip, e intanto lui, oh, mi sono sfogato, che bello! E poi c'era Riccioli d'Oro che diceva, oh, finalmente mi sta piacendo come parla, tipo così. Ma che cosa? Fantastico. Ah. La censura, cioè La quelle censura. cose, ecco, per l'appunto, a proposito della comicità che possono capire anche gli adulti, specialmente gli adulti, questo è un esempio, perché quelle parolacce le abbiamo capite solo noi. Un bambino sente bip, bip, Ma poi bip, anche Perrito che solleva e fa vedere la pancia a tutti, ma quello, se ci fate caso, è un doppio senso. Ma non dico sì, vedi, altro. È come anche un doppio. doppio senso, tipo rivela la sua parte, una parte
particolare, però lui la vede come una cosa giusta, non è una cosa scabrosa come magari lo può vedere il gatto, per Sì, intenderci. sì, Anche quella è pesantina, sì. Sì. però i genitori cosa dicono? I film d'animazione sono solo per i bambini, ma per Certo, cortesia. Ma per certo. cortesia. Cioè, fateli vedere la scena del lupo e poi ne riparliamo. Appunto. Ripeto, villain mastodontico. Eccoli qua, i nostri tre, fantastici tre. Eccolo qua. No, ma Il scusa. team amicizia. Cosa? Cosa? Anche nelle taglie. Cioè nella taglia ricercati team amicizia. Ricercati team amicizia. Squadra amicizia. No, Squadra amicizia, una cosa bellissima. Cosa? cosa? Loro scandalizzati. Che Ah, tra l'altro ci carini. stanno dicendo una scena che non mi è piaciuta. Ah, il fatto che non abbiano finito, che non abbiano continuato la storia dalla mela avvelenata. Ma perché questo è ambientato dopo Shrek 2? Anche perché in quale altro modo potevano farlo? Non avrebbe avuto senso, secondo me, raccontare questa storia prima di Shrek 2 e chiuderlo con Gatto che viene reclutato da Re Harold, perché semplicemente cosa faceva? Andava a rischiare di nuovo la vita dopo che lui ha capito definitivamente cosa è la vita per lui, cos'è Kitty, cioè non avrebbe avuto senso. Quindi hanno fatto benissimo ad ambientarlo dopo Shrek e vissero felici e contenti, secondo me. Poi ragazzi, Sì. ovviamente. Che bello, ma voglio parlare della scena in cui cercavano di insegnargli a fare gli occhi dolci. Che diceva così ti viene Così ti è la stessa del trailer. Ci un'ernia. E sto lui tipo riuscendo. con gli occhi Smettila, che uscivano. smettila, ti farei venire un'ernia. Bellissimo. Un'ernia. E Fantastico. tra l'altro, visto che parliamo del doppiaggio originale, ma anche nel doppiaggio originale abbiamo dei nomi incredibili, a parte Antonio Banderas, che lo doppia ovviamente anche in originale. Torna Salma Hayek a doppiare Kitty Zampe di Velluto, che lo doppiava anche nel primo. Ma poi, ragazzi, scusate, volete sapere chi è la voce di Mamma Orsa? Volete sapere chi è? Io Olivia non lo so. Colman. Davvero che bello. Volete sapere chi è la voce originale di Riccioli d'Oro? Chi è? Florence Pugh, ragazzi, Florence Oh mio Pugh. Dio. È la voce Dai, di Perrito? Perrito è Harvey Guillen, che No, io non lo non conosco. conosco. No, no, neanch'io. Però abbiamo anche un altro nome, la voce di Papà Orso, quindi il padre, è Ray Winston. Ragazzi, Ray Winston, lui è Dai. un grandissimo. È Bellissimo. grandissimo. Lui era Dracov di Black Widow, se vogliamo Sì, capirci. sì. Perché... Oh, Fantastico. grande. Bellissimo. Quante belle voci. Poi torna anche Chris Miller, anche se Chris Miller non l'ho notato nel film, perché Chris Miller doppia di solito lo specchio magico nei film di Shrek, però lo specchio Sì. non c'era nel film. E cosa ha fatto nel film? Lo dice? Infatti sto controllando, ma mi pare che non lo dice, purtroppo. Che scatole, volevo saperlo, però. Però sì, ripeto, la voce di Mamma Orsa era Olivia Colman, azzeccatissima. E la voce, ragazzi, in italiano, la voce italiana del lupo era Andrea Mete, la voce italiana di Chris Pratt. Anche quello in italiano azzeccatissimo, mentre in originale, la voce di Wagner Mura, che io non conosco minimamente, No, non lo conosco anche neanch'io. però ripeto, quante belle voci, quante belle voci. Che meraviglia. Che
film. Io non l'ho sentito in originale, quindi non saprei dire, però fantastico. Ma ripeto, Florence Pugh che dà la voce a Riccioli d'Oro, il tocco di classe proprio. Infatti, Riccioli d'Oro e bellissimo. tre orsi, famiglie criminali, famiglie criminali. No, poi parlando della morale, a me è piaciuto molto come sia finito, nel senso che alla fine questo percorso è servito praticamente a tutti i personaggi, perché in realtà poi nessuno ha usato veramente quel desiderio, perché si sono resi conto, grazie proprio al viaggio, che quello che desideravano ce l'avevano già, solo che dovevano notarlo un po' di più. Poi ecco, la faccenda del gatto, secondo me è stata molto, cioè è di un certo spessore, perché comunque questa cosa delle nove vite, il fatto che gliene resti una e che ne voglia ancora, è una cosa molto particolare, insomma, non l'ho ancora vista in nessun film d'animazione. La morale dell'importanza della vita, eccetera, quello sì. Però il modo in cui inizia tutta la vicenda è la prima volta. Cioè, è stata una genialata, secondo me, far fare a un gatto questa cosa delle nove vite, il fatto che poi gliene resta una, e lui poi appena gliene resta una, si rende conto di quanto effettivamente una sola vita, anche solo una, sia importante. E, bellissimo. Cioè, può sembrare una cosa molto scontata, ma per me non lo è. E Non è quindi, scontata, no, assolutamente per me non è non lo è scontata. assolutamente. Questa cosa mi ricorda un po' anche Soul della Pixar. Anche quello parla un po' dell'importanza della vita, cioè quando ti trovi nella pre-morte o comunque nel caso di Saul, lui era proprio morto e vedeva la sua vita come anima e diceva: cavoli, ma io ho veramente sprecato la mia vita così, non mi sono reso conto della vita che avevo, e anche se ero circondato da mille cose meravigliose. E, il messaggio è un po' quello. Però con molte più sfumature in questo caso, perché ci sono molti più personaggi, ad esempio anche Kitty ha una storia, anche lei devastante, questa cosa del non riuscire a fidarsi di nessuno e di avere il desiderio di trovare qualcuno di cui fidarsi, è una cosa molto potente, secondo me. Poi io parlo da persona che ha problemi di fiducia, quindi io mi ritrovo tantissimo Anche io a nel volte. desiderio di Kitty, mi ritrovo tantissimo, però effettivamente a volte le persone di cui ci possiamo fidare le abbiamo già davanti, solo che è più un blocco nostro più che un desiderio esterno. Non saprei come dire. No, no, è chiaro, è chiaro. Bisogna assolutamente essere anche come Kitty, perché comunque l'attenzione è sempre giusta averla. Per intenderci, Certo, assolutamente. però, ah, ecco. Scusami, scusami, No, 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 stavi dicendo qualcosa? no, no, Non lo so. semplicemente una cosa che mi ha triggerato, ma ti dico dopo. No, stavi dicendo, Giulia. No, perché mi era venuta in mente un'altra cosa su Kitty. Mi è piaciuta tantissimo la faccenda, del matrimonio, del fatto che in realtà entrambi non si sono presentati perché entrambi avevano paura. C'era quella, cioè, almeno questo ho capito io, che il gatto non si era presentato per paura, perché era comunque un cambiamento molto importante, eccetera. In realtà poi anche lei ha detto: guarda, in realtà neanche io mi ero presentata perché mi aspettavo una cosa simile. Poi non lo so se nel primo film c'è lei effettivamente che lo aspetta o cose di questo tipo, non ricordo. Quindi No, mi non è correggerai che tu? non l'aspetta, anzi, semplicemente si inseguivano per tantissimo tempo nel finale, si baciavano e poi non sappiamo più niente perché ovviamente poi Shrek 2 Ok. li Sì. rivediamo dopo tantissimo tempo in Sì. questo. Sì. Allora sì, sarà una cosa che hanno proprio fatto per il secondo film. E mi è piaciuta molto questa cosa.
Cioè, anche questa l'ho trovata una cosa molto delicata, la tematica della paura, proprio del fatto che lui pensava di essere senza paura solo perché diceva, vabbè, ho questa vita, ma ne ho altre, quindi posso anche rischiare tutto quello che voglio, in questo modo non stai dando importanza alla vita che hai. Perché tanto dici, vabbè, ne ho altre. No, tu devi dare importanza a questa anche se ne hai altre. Ed è una cosa molto bella. Volevo aggiungere questo. Eh beh, ci sta, ma anche perché infatti è un film che gioca anche molto sulla riottenere la fiducia, che è Sì. una cosa che è anche, diciamo, un rifacimento anche a Shrek e Vissero Felici e Contenti, perché Shrek o un altro personaggio, non mi ricordo, cercavano anche di riottenere una certa fiducia. Si giocava molto con la fiducia. Sì. Ma anche in Shrek 2, bene o male, la fiducia all'interno dell'amore la potevamo trovare, se ci fai caso. Perché la fiducia, ma anche nel primo, la fiducia tra Shrek e Ciuchino Sì, ritorna. è vero. Sì, è una tematica ricorrente nei prodotti di Shrek. E ripeto, non è invasivo, non è ripetitivo, non è banale, funziona benissimo. Concordo. Cos'è No, che ti aveva, cos'è che ti aveva triggerato? non è niente, è una cosa delle impostazioni, non è niente, No, una cosa, dillo, dillo. no, no, niente, che intanto mentre parliamo ho perso 2 iscritti, fantastico. Come? Beh, sì, mentre parliamo è successo, vabbè, vabbè, fa nulla, vai. Tranquillo. Quelli che si perdono poi si riconquistano, cioè ce ne sono sempre altri. Non Sì, esatto. ti Quindi preoccupare. è che io mi preoccupo, ovviamente, in generale mi preoccupo, quindi sono un po' così effettivamente io. Meglio che se ne vadano certe persone che se non apprezzano i contenuti. Lo Beh, se dico. lo dico anche, lo ripeto anche perché a volte vedo che mi seguono anche persone che non sono per niente interessati a quello che faccio, lo dico subito. Infatti, prima ne ho bannato uno che viene sempre a rompere, Sì. Allora sì, hai fatto facendo una bene. fake, perché è una fake. Sì. E quindi, ragazzi, se non siete interessati a quello che dico, andatevene via, non siete obbligati, come ho fatto nel video sfogo. Oh, Certo. dovevo dirlo perché. Anche sotto il post di Pinocchio, allora ripeto, sono stato un po' eccessivo, ragazzi, ovviamente era un'impressione a caldo, quindi posso, a caldo posso anche dire delle cose. Poi l'ho registrato in un momento di stanchezza pura, ammetto di aver anche un po' esagerato, questo è vero, quindi vi chiedo scusa per questo, però è anche giusto che esprima la mia opinione, è anche giusto che Certo. mi arrabbi per determinate cose, quindi non è che se io boccio il film di un determinato maestro come Guillermo del Toro cambia la cosa, anzi, quindi noi dobbiamo, ovviamente, ragazzi, per chi mi ha detto Lore, ma non esagerare, ragazzi, ovviamente vi chiedo scusa, non succederà più, starò attento la prossima volta, io sono sempre un uomo di parola. E detto questo, Love and No Thunder. Benissimo. Chiusa parentesi, dai. Sì. Per me ci sta. Dagli errori si impara. Per me ci sta tipo perché nel primo film saluta Kitty e rimane solo qui. Invece parlano del matrimonio tra i due e non collega tanto. E poi perché dopo gli avvenimenti di Shrek, Vissero Felici e Contenti, il gatto se n'è andato. Ah. Il gatto ha abbandonato i suoi amici, ma semplicemente lui si era già immerso nella famiglia di Shrek e lui comunque erano amici, lui voleva anche fare altro, cioè è un po' come noi siamo in famiglia e usciamo anche con altre conoscenze, è un po' così il gatto. E poi all'inizio del film siamo a un paese come nel primo, San Riccardo, e poi scopriamo che sono andati.
che sono dopo gli avvenimenti di Shrek e vissero felici e contenti. Ma io non l'ho trovato così invasivo, onestamente. Anzi, la coerenza con i capitoli precedenti io l'ho trovata, e come, anche di più rispetto al quarto capitolo, che secondo me falliva proprio in quello. Poi non so Sì, se tu l'hai trovato ben amalgamato con i capitoli. ma diciamo che il gatto è un personaggio molto libertino, molto libero, molto, che non si attacca ad una sola persona o una sola famiglia o cose di questo tipo. E quindi, cioè, è un personaggio effettivamente molto, molto libero, molto all'avventura. Quindi, secondo me, rispecchia il personaggio questa scelta che hanno fatto. A parte. Anzi, quando gli hanno trovato la casa di quella signora che accoglieva i gatti, che stabiliva al gatto una protezione, una stabilità, a lui non piaceva perché lui voleva l'avventura, voleva andare lì, di là, non gli piaceva la classica vita da gatto. E secondo me, se fosse rimasto con Shrek tipo gatto domestico, Gatto domestico. secondo me ci avrebbe sofferto. Quindi, secondo me, è molto collegato al suo personaggio questa cosa. Ma sì, ma infatti, anche perché comunque lui è sempre molto legato a Shrek. Vi Certo. ricordo, vogliamo parlare della scena post-credit? Ragazzi, io in quella scena sono esploso. Per poco non avevo un signore che mi guardava male, perché davvero, ma vogliamo parlare della post-credit? Allora, Ma praticamente. no, post credito o No, prima è dei vero, crediti? middle credit, perché è nel mezzo. Ah, Dopo è il dove titolo, loro? ecco, Sì, ok, sì. loro hanno rubato l'anagrafe, si vede il manifesto ricercati questi amici e vanno con le parrucche, tra l'altro, tocco di classe, vanno con le parrucche e c'è Gatto sulla prua che dice: è ora che vada a trovare dei vecchi amici, e si vede molto molto lontano con Fairytale di sottofondo. Madonna, bellissimo. Madonna. Quindi ragazzi, Shrek 5 è ancora più confermato che mai. Più che altro io pensavo ci fosse magari l'incontro con Shrek, eccetera, alla fine dei crediti, e invece io sono rimasta fino alla fine dei crediti, non so se ci sei stato anche tu fino alla fine. No, perché lo sapevo che non c'era, sapevo che Tranquillo. c'era una e basta, ed era quella lì che Tranquillo. abbiamo visto. C'è solo la voce del gatto con gli stivali che dice: Ehi, ma siete ancora qui? Ah, C'è no. tipo lui che dice così agli spettatori: Ma siete ancora qua? Ancora qua. Ma siete ancora qui. Ma Sì, siete ancora qui. esatto. C'era questo, non era niente di che, era solo la voce da fuori. Ballo. Però ho fatto ridere perché ero tipo: sì, sono ancora qua, problemi. Ah, oh, che bello. No, però quella post-credit, quella middle credit di molto molto lontano è stata proprio la botta. Infatti appena è finita ho detto: ma no, Madonna, no! Finisce così! No! Ma dai, anch'io stavo per urlare in quella parte, ero tipo: oh mio Dio! È stato bellissimo. Cosa staranno andando a fare a molto molto lontano? Perché Gatto sta dicendo: andiamo a trovare dei vecchi amici. Ma scusami, ma Shrek e vissero felici e contenti, comunque finiva con loro alla palude. Cioè, quindi, cosa è successo? Cosa sta per succedere? Perché loro sono molto molto lontano? Cosa sta succedendo? Iniziano, mi vogliono tenere sulle spine questi qui. Vero, questo dovranno spiegarlo se non un buco di trama. Andiamo dalla DreamWorks tipo: Ehi, spiegateci che fine hanno Spiegateci che fatto! la sua finale è. Quindi qui ci fanno capire che nel 5 ci sarà anche Kitty, ma molto probabilmente ci sarà anche Knock e Aterro. Sì, lo E penso forse. anch'io. Speriamo. Ma no, secondo me è probabile che ci sarà Perro assieme a Kitty in questa nuova avventura col gatto e Shrek. Perché ragazzi,
Ma poi io ripeto, ma cosa andranno a trattare in Shrek 5 adesso? Me lo chiedo anch'io. Se non è che affrontano la questione della le divinità, i guardiani delle regole del mondo delle fiabe, sto ipotizzando, eh? Oppure aprono il multiverso delle fiabe e tirano in ballo tutti i cattivi dei film precedenti. Perché hanno rotto i canoni facendo vincere gli orchi invece che i principi. Vuoi vedere che sì? Il multiverso, e Facciamo così ci Spider-Man. mettiamo in mezzo anche Spider-Man che sbuca e dice: ah no, ho sbagliato casa. Ho sbagliato saga. Ah no, ho sbagliato saga. Ho sbagliato studio. No, facciamo She-Hulk, che è ancora meglio. Siamo verdi, entriamo. infatti. No, no, non abbiamo finito la parte spoiler lady, quindi sorry. È vero che abbiamo capito se nel 4 di Shrek erano nella palude, allora perché il gatto è andato molto molto lontano? Ma perché infatti bisogna capirlo, sicuramente quella o è una scena del quinto capitolo che stanno facendo adesso, perché li stanno girando contemporaneamente, questi film, oppure è semplicemente una scena così nostalgica, giusto per andare a trovare Shrek, Fiona, Ciuchino e i figli che sono andati a trovare nonna Lilian a molto molto lontano. Può essere anche così, eh. Però io Vediamo. spero sia del quinto, spero che sia del quinto, mannaggia loro. Mamma mia, non ci possono lasciare così. E quindi Guarda. Shrek 5 è il film più atteso d'animazione dell'anno prossimo, perché è previsto per Sì. maggio 2023, sperando che lo finiscano. Così presto, cioè, pensavo dovessimo Vabbè, ci hanno aspettare qualche anno. messo pochissimo per fare Il gatto con gli stivali 2, quindi Ah. Bene. bene. Benissimo. Cioè, nel 2023 pensavo che avremmo dovuto aspettare chissà quanto. O meglio, per il momento è 2023, poi magari spostano di qualche mese, ma può essere, può essere. Magari 1 ora e 40, dai. Una via di mezzo. Ma sì, anche perché qual era il film più lungo della saga per adesso? Sai che non lo so, però sono tutti molto scorrevoli. Anche questo che dura appunto 1 ora e 40. A me è volato tantissimo. Ma non è sembrato 1 ora e 40, o comunque 1 ora e 40 per tutto quello che vuole raccontare ci sta. Sono d'accordo, assolutamente sì. Ad Sì. avercene film così grandiosi. Per ora a me non viene in mente nient'altro. Sto pensando se ho qualcos'altro da dire del film, a parte che mi ha devastata tutta l'ultima mezz'ora. Ma l'ultima mezz'ora visivamente è qualcosa di spettacolare, in mezzo alla Bellissima, stella, sì. tra gli orsi che si muovono arrabbiati visti da dietro, che è una cosa stranissima, Jack Horner con la balestra che lancia il corno del Cosi degli pubblico, unicorni, sì. E e poi poi dall'altro Riccio di Doro col le bastone, vabbè. persone colpite dal corno che esplodono in coriandoli. Sì. E lui che fa? Ah, ecco cosa fa! Bellissimo. Ah, ecco. Ma a me ha fatto anche ammazzare dal ridere proprio quella scena dove fanno la prova quando Jack Horner fa la prova con la balestra e tutti scappano, riciclano il desiderio e devono saltare. A me quella parte ha fatto ammazzare dal ridere, non... Bellissimo. C'ha delle scene spettacolari. Mamma mia. No, uno spin-off su Kitty Zampe di Velluto non ci starebbe. Preferisco vederla come spalla di gatto. Infatti. Sì, cioè è bello il suo personaggio per come viene presentato lì, che già comunque è chiaro e si capisce un po' la sua storia. Non tantissimo, perché comunque non è lei la protagonista, però come personaggio secondario ci sta assolutamente. E poi e sono molto più curioso di vederla assieme a tutti gli altri, Ciuchino, i
i drughini, Fiona, i figli di Shrek, io ce l'avevo tantissimo, come zia. Perché Bellissimo. se c'è il gatto, perché se c'è il gatto e Ciuchino sono zii, figuratevi Kitty, zia Kitty, Salma Hayek come zia la vorrei tantissimo io. Bellissimo. Quindi, anche se secondo me saranno un po' cresciuti nel quinto capitolo, c'è qualcosa che me lo fa pensare. Sì, magari essendo passati tanti anni faranno capire che sono passati tanti anni anche nel film. Chi lo sa? Dovremmo vedere. Sono Io curiosa. so del fatto che io non ce la faccio ad aspettare questo tempo. Lo so, però pensiamo al fatto che in tutto questo tempo usciranno altri film che ci distrarranno dal fatto che stiamo aspettando Shrek 5 e Anche ce la perché l'anno faremo. prossimo cosa deve uscire? Deve uscire il Guardiani della Galassia volume 3, Indiana Jones 5, Super Mario! Super Mario, Mamma mia! Ant-Man and the Wasp Quantumania, No, la sirenetta il di live action della live action. Sirenetta di Rob Marshall, è vero? Sì, no, un bel po' di cose devono uscire. Oh, io Io adesso sto aspettando tantissimo The Fableman. anche io, Lo sto esce a aspettando dicembre. tantissimo, Esce a esatto. dicembre. Però esce forse il 22, Sì. comunque, quindi da po poco. Sì, dovrebbe Esce uscire, tra mamma mia, poco. quanto lo sto aspettando quello. Io piango quando vedo il trailer. Non so se hai visto il trailer. The Di The Fableman. Fableman. Ma quel film parlerà di Spielberg praticamente. Sarà Quindi, autobiografico. cosa volete di più dalla vita? Cosa Ah, che volete di più dalla meraviglia. vita? Considerando che Spielberg è anche uno dei miei registi preferiti, se non Sì. addirittura il mio regista preferito, perché io sono sempre indeciso tra Peter Jackson e Christopher Nolan, ma c'è Sergio Leone e poi lui, assolutamente lui, che. Assolutamente, Spielberg è maestro di quest'arte. E poi si vede Forse. che gli piace, e poi è lui che ha permesso a Shrek di essere quello che è. È lui. Davvero? Lui è uno dei fondatori della DreamWorks. Che meraviglia, grazie. È tutto Sappiamo merito che. suo se esiste la DreamWorks. Dai, che meraviglia. Quindi grazie Steve anche per questo regalo che ci hai dato. Ecco perché mi piace la DreamWorks. Oh, C'era qualcosa di Spielberg. Spielberg, Spielbergiano. È Spielberg, sì. Sì, mamma mia, che bello. Genio, genio assoluto. Davvero. Magari fanno dirigere il quinto capitolo a Spielberg. Può anche, sarebbe il film più bello del mondo. Mamma mia, lì mi Però fiderei ciecamente. ne dubito anche perché. La regia o la danno a Andrew Adamson, che è il regista dei primi due, quindi Sì. assolutamente, oppure, che ne so, la danno al regista del Gatto con gli Stivali 2, non lo so, staremo a vedere. L'unica cosa, spero non torni Mike Mitchell, che è il regista del quarto, non mi è piaciuto per niente lui. Oddio, non si sa quindi chi è ancora il regista, cioè non si sa chi Non ce sia. l'hanno detto, non l'hanno detto semplicemente, ma. È scelto, ma spero non sia Mitchell, vi prego. No, Mamma non me lo mia. rovinate di nuovo. No. Sarebbe un sogno darlo a James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, perché io ce lo vedo tantissimo per Shrek, lui. Cioè, è un citazionista, è un provocatore, Sì, è un ha una cineasta. comicità, ha una comicità che somiglia molto a quella di Shrek, In effettivamente. più mettiamoci le canzoni pop che usa tanto, cioè Sì, lui a bellissimo. posto, a posto. E poi lui ci fa piangere come poche cose al mondo. Vedi il finale dei Guardiani 2 con la morte di Yondu. Figuratevi se danno la regia a Gunn e nel finale muore Shrek nel quinto. Io No, sono no, no, peggio. non possono fare una cosa simile.
Cioè, è Spero vero. proprio Ma sì. no. Spero di no, ovviamente, però se succede, io ho il cuore a pezzi, succede, mamma. No, 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 secondo me è una cosa troppo pesante. Cioè, è vero che comunque sono prodotti cioè, un po' per tutti, però sono pur sempre principalmente per bambini. Quindi una cosa così estrema, secondo me non la fanno. Quello forse è vero, è Cioè, vero. secondo me è una cosa troppo estrema perché comunque il protagonista. Non so. Guarda, o magari uno dei quattro nel quinto forse ci lascia, può anche essere. Sì. Guarda, gli unici che possono lasciarci, forse è il gatto, l'unico che può lasciarci, però. Non lo so, o Ciuchino, però Ciuchino no, sarebbe un po' troppo forzato. Fiona no, perché sarebbe un trauma per i bambini e poi è troppo forte anche quello. Quindi, però per un capitolo finale vorranno darci qualcosa di bello strong, quindi spero che non facciano morire nessuno. Però se succede, aiuto, io muoio in sala, e mi dovrete trascinare fuori. Allora, secondo me se fanno morire qualcuno non è sicuramente comunque qualcuno di troppo troppo importante. Non lo so, perché secondo me Fiona o il gatto anche sono personaggi un po' troppo intoccabili. Infatti anche all'inizio del gatto con gli stivali, quando era morto, ho detto come è morto? Ma stiamo scherzando? E poi ho detto ah, è vero, i gatti hanno 9 vite. E poi da lì inizia tutta la storia, però mi ero preso un colpo perché ho detto no, dai, è impossibile. Però a un certo punto ho anche pensato a una cosa simile, perché era così crudo in certi momenti che ho detto, sta a vedere che succede qualcosa, non lo so. Beh, ovviamente poi non è Anche successo, però. perché ho letto Antonio Banderas sembra confermare il quinto capitolo di qualche ora fa. Quindi Va bene. boom, ragazzi, confermiamolo. Confermiamo in diretta proprio, Shrek bellissimo. 5. Shrek 5. Si chiama, tanto io ve lo dico, il titolo è ufficiale, si sa già. Shrek 5 si chiama così. Sì, E basta, senza sottotitoli. certo. Tra l'altro, proprio da Shrek 2 che non abbiamo un titolo così, Shrek 2 e basta. Mentre invece l'altro, Shrek 3, Shrek vissero felici e contenti, il gatto con gli stivali 2, l'ultimo desiderio. Shrek 5 di nuovo. Ansia, ansia totale, hype. Se, voglio il trailer, maledetti, datemi sto benedetto trailer che non ce la faccio. Bellissimo. Ma un terzo capitolo del gatto. Ma se il quinto sarà il finale, non lo so se, in che punto cronologico ambientare un terzo film del gatto. Magari un episodio, qualche miniserie, non lo so. Boh, cioè, io semplicemente trovo perfetto come finale degli spin-off del gatto questo. Sì, Poi, se quello faranno un anch'io. terzo, vedremo. Ma onestamente, a me interessa di più il quinto capitolo di Shrek. Io voglio quello. Io voglio Sì. quello. Datemi un film, datemi un film incredibile, vi prego. Ne ho bisogno con loro quattro. Datemeli. E boh, io non lo so. Abbia qualcos'altro da dire sul gatto con gli stivali 2? Una cosa che non abbiamo detto. Allora, io penso di aver detto proprio tutto quello che avevo in mente, che non vedevo l'ora di vomitare a parole, Vomitare. tipo, ah, devo parlarne. Ma E bisogna. quindi. Soprattutto dopo tutta l'attesa che ci ho messo dietro. E Esatto. ovviamente l'hype ci sarà anche per Shrek 5, assolutamente. Io spero di fare anche delle live su Shrek 5.
Vedremo, vedremo. Sì. Sta del fatto che io sono, ripeto, in hype con la H lunga quanto la Torre Eiffel, per intenderci. Io spero che Gatto e Kitty coi cuccioli, se... Ah, quindi i figli di Kitty e Gatto, con tutto il... Aspetta, no, io spero Gatto e Kitty con i cuccioli, con tutto il rispetto per chi ama Shrek e Fiona. Vabbè, ma qual è il problema? Anche loro avranno dei figli. Non c'è nessun problema. Anzi, miglioriamo ancora di più la grande famiglia formata da orchi, un misto tra draghi e ciuchini. Mettiamoci anche i gatti. Ma sì, Ma qual è il mettiamo un po' problema? tutto. Mettiamo tutto. Bel mix di bambini e di cuccioli, di Di cose. cose. Di cose. Tanto sicuramente per colpa dei figli di Shrek avranno tutti molta difficoltà. Se rimangono piccoli avranno un'ansia terribile perché combinano solo guai quei tre. Esatto. Oddio. A parte che per me sono sempre stati nei miei incubi per il modo in cui sono comparsi per la prima volta, però gli si vuole bene lo stesso, dai, sono simpatici, dai, anche loro. Fergus, Farcoll e Felicia si chiamano, i tre figli di Shrek. Sì, mamma mia. Io neanche me ne ricordavo i nomi. No, no, io me li ricordo perché io i film, ma secondo te li ho visti 20 volte, 40, 50, 60, facciamo 100 volte e andremo sempre avanti così, senza problemi. Questi film per me sono la vita, punto e basta, ragazzi. Sono amore, sono vita, ricordiamolo. Sempre solo. Che bello. Reale. Io sto iniziando a scaricarmi un pochino, quindi se mi vedi, ah, è perché sono un po' stanca. No, no, ma anche io, ma stai tranquilla, anche io inizio. E ragazzi, ripeto, boh, se non abbiamo altro da aggiungere, io direi anche di chiudere qui. Non lo so, se abbiamo altro da aggiungere. Io per adesso penso di essere proprio soddisfatta di tutto quello che abbiamo Anche detto. io, dico soltanto la cura dei dettagli che è formidabile. Vero. Formidabile. E allora, ragazzi, io vi ringrazio. Aspetta, ma penso che un terzo capitolo servirà anche a questo. Humpty no, Humpty lasciamolo nel primo capitolo che ha avuto la sua perfetta maturazione. Non mi piacerebbe rivederlo vivo in un capitolo di Shrek, no, secondo me rovinerebbe un po' troppo quello che hanno fatto prima. Quindi, no, 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 voglio vedere Gatto, Kitty e Perrito, ma non Humpty Dumpty, vi prego. Humpty Dumpty è un bel villain, lasciamolo lì dov'è, è un maestro di vita anche lui, ma no. Ah, in un flashback sì, potrebbe anche starci, magari, però... Presenza scenica invasiva? No, no, assolutamente no. Non lo so. Io dico quest'ultima cosa: come cattivo di Shrek 5 mi piacerebbe un sacco vedere, che ne so, o la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, che non abbiamo mai sperimentato come fiaba, oppure, che ne so, mettiamo. Non lo so, dicelo tu, Giuri, un cattivo che ti piacerebbe vedere per Shrek. Importante. Oddio. Una domanda difficile. Ma non so, qualche villain della Disney, però fatto versione Shrek tipo Crudelia Demon, secondo me È già potrebbero. cattivo, non, io dico più un buono delle fiabe, che ne Ah, so. un buono. Anche un buono, Anche non lo un so. buono. Aspetta, perché li hanno toccati tutti effettivamente. Che ne so, magari di un classico recente, non ci starebbe.
non ci starebbe. Magari il protagonista di una fiaba, che ne so, mi è venuta un'idea. E se mettono come cattivo o Elsa o che ne so, Hans di Frozen, così facciamo uno scontro tra successo DreamWorks e successo Allora, mondiale. io stavo pensando ad Elsa perché la storia di Elsa è praticamente si ispira alla regina dei Delle nevi, ghiacci, delle esatto. nevi, ecco, alla regina delle nevi, che è una favola di Andersen, no, una fiaba. Fiaba o Anders, una favola? fiaba. Non ho Una fiaba, perché fiaba. le favole sono solo gli animali. Esatto, ok, una fiaba di Andersen, Hans Hans Christian Andersen, sì. Andersen, esatto. E quindi secondo me ci potrebbe stare perché effettivamente cioè, vorrei vedere come ricrea la DreamWorks la regina delle nevi. Cioè, Frozen l'ha ricreata in quel modo, voglio vedere come potrebbe fare la DreamWorks. Oddio, no, o il Sì, è ritorno del vero. principe Rapunzel. No, io ve lo dico. Adesso che l'ho detto, Elsa, secondo me Elsa proprio ce la vedo un sacco. Lei è È una vero, protagonista. comunque è vero quello che ha detto nel commento, lei doveva essere un cattivo e poi la Disney l'ha resa buona. È vero, doveva essere un Elsa. cattivo, all'inizio era la villain della storia e poi l'hanno resa buona. Sarebbe bello invece vedere la versione di Elsa Cattiva o contro cattiva, cattiva. Shrek, anche perché se ci Esatto. facciamo caso hanno le stesse sfumature, Le stesse insicurezze, la le stesse... discriminazione, Esatto, quindi l'essere percepiti come mostri, cose di questo tipo, vederli a sì. confronto sarebbe una cosa genialissima, secondo Vero. me. Mamma mia. Quindi assolutamente datemelo. Adesso lo pretendo. Facciamo innevare tutto il mondo delle fiabe, anche molto molto lontano da Elsa. Facciamo Sì. degli Olaf cattivi, che ne so, così No, forse una disacriamo. cosa. No, allora, secondo me una cosa così tanto palese non la faranno perché comunque loro prendono ispirazione dalla fiaba o dalla storia, ma poi non è che è proprio un riferimento Ma poi la palese. distruggono. Sì, e poi la distruggono, però penso che se Vedi Ariel, prenderanno, vedi metti la Trilli, regina. ti dico, Esatto. vedi Trilli, follia, quella follia incredibile. Però sono personaggi presi dalla storia di Peter Pan, non dal film Disney, perché anche la Disney poi ha dato la sua interpretazione, quindi è molto interessante secondo me vedere come la DreamWorks prende una cosa e ci fa la sua interpretazione. Ma Sì. anche, aspetta, che poi non mi è piaciuta la parte degli orsi tra il film di Shrek e questa di Gato, sappiamo. Bah, io questi problemi non li ho trovati, onestamente. Secondo, io lo ripeto, l'ho trovato tutto molto coerente con il presente e il futuro, e anche il passato. E non è facile fare un seguito così dopo tanti anni, eppure ce l'hanno fatta. Secondo me ce l'hanno fatta. E quindi per me è davvero che soddisfazione, che soddisfazione, che bello, finalmente di nuovo. Ah, aspetta, e se fosse una regina cattiva? Ma Grimilda c'era già nel terzo ed era già maturata, se vi ricordate, lei alla fine, in seguito al discorso di Arti, diceva che vorrebbe avere un centro benessere, dopo che Arti aveva detto che i cattivi adesso sono buoni nel loro essere loro sono liberi di essere chi vogliono essere, non ce la vedo di nuovo come cattiva, onestamente. Sì. Però non sai, però poteva essere figo magari farci vedere il primo cattivo della Disney contro il primo simbolo della DreamWorks. Però non è possibile, secondo me. Oppure Malefica, stavo pensando. Non so, loro non l'hanno ancora fatta Malefica. Sì. Però è già cattiva, non lo so. Ah, per la cosa di Farquaad che ha ucciso Mamma Orsa e qui è spuntata, il cucciolo è cresciuto.
Ma secondo me, va. Non lo so, ecco, questo magari può essere un po' così, però non è secondo me un problema, perché può anche essere che ne so, che boh, non ne ho idea, non mi viene in mente, è vero. Però può essere magari un'altra versione questa, che ne so, perché può, ripeto, può essere anche il multiverso, tutto è possibile. Perché ma è possibile, possono farla, possono fare anche una citazione, però diciamo, Vedremo. tu, Giulia, questa cosa l'hai trovata particolarmente dannosa o evidente? cosa in Questa particolare? cosa che lì, nel senso che Farquaad aveva ucciso Mamma Orsa e qui è viva, il cucciolo è cresciuto, mentre invece nel primo capitolo di Shrek, che è ambientato prima, Mamma Orsa viene uccisa da Lord Farquaad. Ma saranno, cioè, magari sono altri orsi. Perché, Ma magari sono altri orsi, è vero, anche cioè, perché hanno magari un look sono. diverso. Io sinceramente non l'avevo neanche. Sì, è vero che nei primi capitoli ci sono gli orsi, ma non li avrei collegati a loro. Perché comunque non avevano un accento del sud, innanzitutto. Però in generale no, io ho subito pensato al fatto che fossero degli orsi così in generale. Ma sì, possono essere anche un'altra variante degli orsi, anche perché se ti ricordi è un'altra versione delle fiabe, dove il Riccioli d'Oro invece viene ben accolta, mentre invece nella versione l'altra invece tutto andava perfettamente in linea. Quindi può anche essere qualcosa di diverso. Quindi non lo so, però secondo me non è un problema che guasta alla fine. No, anche Non... perché non erano dei personaggi così importanti nel primo film, cioè si vedono tipo per 2 secondi. Infatti, non lo so, però il dubbio mi è venuto. Vedremo, vedremo. Può anche essere che tutti gli avvenimenti del cos'era del. Del primo del film per intero è ambientato prima di Shrek 2 e quindi è passato un po' di tempo tra il gatto con gli stivali e Shrek e poi dopo tanto tempo Gatto arriva a trovare Kitty e loro che sono hanno fatto tutti e tre di nuovo assieme dei danni vengono messi assieme nei manifesti, allora così vanno a cercare Shrek. Può anche essere, eh? Ragazzi, secondo me è possibile. Ma non è una cosa così gua che guasta. Alla fine è anche giustificabile, secondo me. Vedremo. Vedremo. Io allora sono un pochino No, stanca. ma anche io, anche io. No, sto iniziando a scaricarmi un Cadere, sì. pochino. No, certo. Mi sa che abbiamo proprio detto tutto Sì. stavolta. E ragazzi, siamo arrivati alla fine della retrospettiva, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo progetto che ho portato da febbraio, sì, da febbraio-marzo in poi. Andatevelo a vedere, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio tutti i miei ospiti e infatti ho una sorpresa, i titoli di coda della retrospettiva, che è provvisoria perché ovviamente ci sarà anche Shrek 5 e tanti altri capitoli. Io, come al solito, vi minaccio scherzosamente per iscrivervi al canale, ma dopo aver affrontato una cosa delicata prima, stavolta non vi minaccio, anche perché sarebbe irrispettoso e anche di cattivo gusto. Ma spero che vi iscriviate al canale, ai nostri canali, per simpatia e ovviamente per i contenuti che vi portiamo. Iscrivetevi al canale di Giulia di Cinetherapy, mi raccomando. E ragazzi, mettete like alla live, condividetela se volete. E detto questo.
io vi auguro la buonanotte in questo modo. Quindi, ragazzi, buonanotte a tutti. Ops, non era quello il video, però vabbè, non era niente. Però, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la retrospettiva. Allora, questi titoli di coda verranno caricati dopo, domani mattina, credo, o in un altro momento. E ragazzi, grazie per averci seguito fin qui. Buonanotte. Ciao, buonanotte.